Quanti soldi servono per vivere di rendita? È una domanda che a un certo punto della vita si fanno praticamente tutti quelli che si interessano in qualche modo agli investimenti e ai mercati finanziari ed è una domanda che con ogni probabilità si fanno tutte quelle persone che dispongono di un patrimonio di almeno un po' di centinaia di migliaia di euro o di milioni di euro e si interrogano in generale su cosa fare del proprio capitale, del proprio patrimonio, se questo capitale o patrimonio può essere sufficiente per integrare o sostituire il proprio reddito da lavoro ed è il tema che cercheremo di smarcare nel video di oggi. Bentornato sul canale YouTube di Affari Miei. Io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei e a partire dal 2014 con la nostra attività guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente. Se questa è la prima volta che sei qui sul canale ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui di sotto, in particolare la campanella delle notifiche così da ricevere appunto una notifica quando pubblicheremo nuovi contenuti qui su YouTube. Se già conosci Affari Miei, gradisci la nostra attività e i nostri contenuti, ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto così da aiutarci sempre qui su YouTube a diffondere questo contenuto attraverso i sacri algoritmi della piattaforma. Last but not least, se ti stai avvicinando al mondo degli investimenti in autonomia ma non l'hai mai fatto e desideri approfondirlo, qui di sotto trovi un report con tre ETF diversificati scelti dal Centro Studi e Ricerche di Affari Miei che ti guiderà a livello introduttivo in tutti quelli che sono gli aspetti didattici da conoscere per gestire in autonomia il proprio patrimonio. Di cosa parleremo oggi? Risponderemo prima di tutto alla classica domanda, cioè quanti soldi servono per vivere di rendita e lo faremo in maniera seria attraverso una serie di ragionamenti che ti condividerò tra poco. Poi vedremo cosa vuol dire nel concreto vivere di rendita, quindi faremo degli esempi pratici di quali sono le situazioni in cui questo si può fare e infine vedremo una serie di problemi o controindicazioni, mettiamola così, a cui potresti andare incontro se ti stai facendo questa domanda, se concretamente puoi porre in essere un progetto di questo tipo e magari non sai quello che c'è dopo e ti condivido un po' di esperienza appunto fatta negli anni con le persone che abbiamo formato o seguito. Se vivere di rendita è una cosa che ti interessa, direi che possiamo cominciare subito dopo la sigla. Sono passati un bel po' di anni da quando ho scritto il mio libro nel 2019 che si intitolava proprio Vivere di rendita, raggiungi l'obiettivo con il metodo RGG, che è un po' la roadmap che io ho tracciato per me stesso per arrivare a questo risultato e che è valida soprattutto per tutte quelle persone che magari sono nella fase iniziale delle proprie domande relative alla gestione del patrimonio. In descrizione, in questo momento, è possibile acquistare la versione digitale del libro attraverso l'offerta Guida agli investimenti 2023 dedicata appunto a chi vuole cominciare a gestire in autonomia il proprio patrimonio. Qui su YouTube trovi tutti i dettagli. Quello che però ho imparato dopo tanti anni di divulgazione è che la domanda più banale, se vogliamo, ma è quella ovviamente più concreta che le persone si fanno, è: ma quanti soldi ci vogliono per raggiungere questo obiettivo? Ok, va bene tutto quello che ho letto, che ho sentito, che mi hanno detto in giro, però quanti soldi mi servono per poterci pensare concretamente? Ci sono due elementi che possiamo considerare. Il primo è l'analisi del fabbisogno finanziario. Banalmente, quanti soldi ci vogliono, lo puoi sapere solo tu. E come lo fai a sapere? Dall'analisi del tuo fabbisogno finanziario. Quanto spendi ogni anno? Prima di chiedersi quanti soldi appunto mi servono, dobbiamo capire di quanti soldi abbiamo bisogno ogni anno, a seconda di se vogliamo sostituire del tutto il nostro reddito da lavoro o se lo vogliamo sostituire almeno in parte. Questa è una domanda importante che tante persone non si fanno perché in tanti casi o non tengono traccia di quanti soldi spendono o semplicemente dicono: sì, ma io ho un capitale, vorrei un'integrazione extra. Possiamo dire che le cose fatte un po' a caso, alla buona, quando c'è da gestire i soldi, non sono quelle più efficaci. Il secondo tema, che è quello ancora più concreto, dopo che abbiamo definito il nostro fabbisogno finanziario, è la 4% rule di William Bengen. William Bengen ha elaborato questa teoria nel corso degli anni 70 del secolo scorso e ha stabilito che il 4% è il tasso di prelievo annuo che possiamo fare dal nostro capitale se desideriamo farlo durare 30 anni. Detto terra terra, se noi abbiamo definito quanti soldi ci servono in base al nostro fabbisogno finanziario, e a breve ci arriviamo, e desideriamo far durare questo patrimonio senza dilapidarlo per 30 anni, possiamo prenderci al massimo il 4% all'anno. Quindi, esempio, se io ho 1 milione di euro, mi posso prendere il 4% all'anno, che sono circa 40.000 euro. Sto semplificando. Quindi, quanti soldi mi servono? In generale, si ritiene che servano circa 25 volte il reddito annuo. Quindi, tornando al nostro esempio, se voglio avere 40.000 euro all'anno,
anno per 25 fa 1 milione di euro. Se ne voglio avere di più o di meno, più o meno il ragionamento da fare è questo. E poi dobbiamo considerare che possiamo prelevare il 4% all'anno. Rispetto alla 4% rule, però, dobbiamo considerare alcuni aspetti. Il primo tema è che questa regola è stata elaborata negli anni 70 facendo delle previsioni a ritroso su quello che era successo dagli anni 20, sempre del secolo scorso, ed è stata elaborata in un periodo di forte inflazione, che per certi versi somiglia un po' al momento in cui sto registrando, anche se all'epoca l'inflazione durò molto più tempo e questa volta si spera che sarà più veloce. È chiaro che se andiamo incontro ad un periodo con dei tassi bassi come quelli che ci siamo lasciati alle spalle e meno inflazione in generale, probabilmente il nostro capitale dura anche di più o comunque riusciamo a vivere anche meglio. Un altro tema che bisogna considerare rispetto a questa regola è che è stato dimostrato da questo studio che se noi preleviamo di meno nei primi anni, quindi meno del 4%, allunghiamo la vita del nostro capitale, quindi facciamo in modo che magari invece di durare 30 anni possa durare di più. È un aspetto questo che in qualche modo va considerato, anche perché l'aspettativa di vita media si allunga e uno dei problemi che abbiamo quando decidiamo di vivere di rendita è quello che possiamo durare più dei nostri soldi, quindi è bene sapere anche questa cosa. Un'altra precisazione che è importante è che se dobbiamo essere investiti per più di 10 anni non ha senso escludere il mercato azionario, anzi il mercato azionario deve avere una componente importante. A me è capitato spesso di parlare con persone che dicono no, voglio vivere di rendita, per me esiste solo il reddito fisso, esiste solo il mercato obbligazionario, e lo dicevano fino a qualche anno fa quando il mercato obbligazionario praticamente pagava le noccioline. Se noi dobbiamo avere un progetto di lungo termine dobbiamo per forza di cose sfruttare il mercato azionario, perché il mercato azionario allunga la vita del nostro capitale, ci dà maggiori rendimenti soprattutto nei primi anni quando il montante è più elevato e ci permette sostanzialmente di portare avanti il nostro progetto. Tuttavia questa regola ha un problema enorme, che è un po' il problema enorme della vita, sono quegli enigmi che difficilmente si possono risolvere. Molto dipende da ciò che accade nei primi anni. Perché? Perché se nei primi anni becchiamo un mercato rialzista, addirittura abbiamo la possibilità di raddoppiare il capitale al termine del periodo di riferimento. In questo caso il motivo è molto semplice, facciamo proprio i conti banali come se stessimo per strada. Se nei primi anni il mercato fa il 10% per 2-3 anni di fila, è chiaro che io mi vado a prendere il 4%, che è solo una parte del mio guadagno, e ovviamente capitalizzando nel lungo termine il mio patrimonio tende ad accrescersi. Se purtroppo invece entro proprio nell'anno negativo, comincio questo percorso proprio nell'anno in cui il mercato ha uno storno pesante, la mia rivalutazione è più bassa e anzi addirittura al termine dei 30 anni ci arrivo giusto giusto. Questa è una regola base da cui partire, poi la costruzione di un progetto ovviamente è più complicata e tiene conto di tante altre dinamiche che in molti casi sono individuali. Diciamo che se volevi una risposta, quanto serve per vivere di rendita, serve quello che occorre per coprire il tuo fabbisogno finanziario, devi moltiplicare il tuo fabbisogno annuo almeno per 25 per stare tranquillo, e dal capitale che possiedi diciamo che puoi permetterti di prelevare il 4% all'anno per farlo durare 30 anni. Questa è più o meno la regola base. Passiamo ai punti successivi, cioè vediamo adesso cosa vuol dire nel concreto vivere di rendita. Cioè io ho fatto questo pensiero, cioè ho questi soldi, adotto questa strategia per fare cosa? Nel concreto le persone che poi a un certo punto vivono di rendita lo fanno o per un'integrazione parziale del reddito, o per un'integrazione della pensione, o per la sostituzione totale dei redditi che ricevono. Nel caso della integrazione del reddito sono persone che magari hanno già un lavoro, dispongono di un capitale e questo capitale può rappresentare un'entrata extra. Qui secondo me il caso è un po' più difficile. Perché? Perché molte persone magari ereditano dei capitali che reputano importanti e gestiscono in maniera a mio parere dissennata questi soldi, perché dicono no, io voglio la rendita, voglio la cedola, voglio la distribuzione, quello che mi arriva va tutto bene, è come se fosse la paghetta dello zio o la paghetta dei genitori. Fare questa cosa senza un progetto è estremamente pericoloso perché non permette al capitale di rivalutarsi in maniera corretta. Se vai in banca e gli chiedi una cosa del genere, stai sicuro che ti spalancano le porte e ti dicono ah, non vedo l'ora di venderti i miei bei fondi a distribuzione, ti faccio avere la cedola eccetera, e tu praticamente gestisci i soldi con la strategia do coglio coglio, quello che arriva è tanto di guadagnato. Il problema di questa strategia però è che tu non puoi avere degli obiettivi precisi e misurabili in partenza, e poi soprattutto adottando una strategia finalizzata alla rendita in tanti casi sacrifichi la rivalutazione del tuo patrimonio. In molte situazioni ci è capitato di avere a che fare con persone che non hanno materialmente bisogno dell'integrazione del reddito, lo hanno fatto solo perché avevano questa convinzione avallata da pessimi consulenti che il patrimonio potesse integrare il reddito così a do coglio coglio, così come poteva capitare. Che è successo? Che dopo 10 anni hanno avuto un'integrazione irrisoria o che
che non gli è servita e che quindi è stata reinvestita con delle inefficienze fiscali, e il capitale è stato investito male e non si è rivalutato bene. Quindi capisci se veramente ti serve l'integrazione reddituale oppure no. L'altro tema è l'integrazione della pensione, ed è quello un po' più frequente ed è il tema in cui dovremmo un po' in qualche modo arrivare tutti, se vogliamo alla fine mettere da parte dei soldi e investire per il futuro. Cioè, a un certo punto andremo in pensione, avremo una pensione statale, avremo eventualmente una pensione privata se abbiamo fatto dei versamenti nel corso degli anni, e c'è il nostro patrimonio, che può rappresentare un'integrazione per la pensione. Questa è una situazione molto frequente. Anche in questo caso le domande che bisogna farsi sono simili a quelle che dobbiamo farci rispetto all'integrazione del reddito, e che molte volte abbiamo fatto ai nostri clienti assistendo sostanzialmente alla scena muta o allo stupore. Cioè, signor Mario, signor Gino, signora Maria, signora Francesca, ma questo reddito extra che tu hai ti serve davvero? Perché se non ti serve davvero, il tuo scopo è, come dici, preservare il patrimonio e trasferirlo in maniera corretta ai tuoi eredi, probabilmente non ti serve investirlo per la distribuzione, ma ti serve piuttosto pianificare la tua successione, fare un testamento, ragionare su come trasferire questo patrimonio in futuro e fare tutta una serie di attività di cui abbiamo parlato anche qui su Affari Miei. Ci sono una serie di video in cui parliamo del testamento e della pianificazione successoria. Non voglio appesantire il discorso, però ti sto mettendo sul tavolo tutte le domande e tutti i ragionamenti che le persone di solito fanno. Poi c'è il terzo tema, che è quello dell'integrazione totale. Cioè, io dispongo di talmente tanti soldi che investiti posso sostituire il mio lavoro. E ovviamente la situazione è più difficile, perché per essere sicuro, avere un margine, sostanzialmente devi avere veramente tanti soldi, ma poi soprattutto devi avere la fermezza di vivere del reddito del tuo patrimonio. È una cosa che si può fare, è più difficile. Perché è più difficile? Te lo spiego nell'ultimo punto di questo video, che affronterà il tema dei problemi più frequenti che poi si hanno da un punto di vista pratico. Il primo problema, che è collegato proprio all'integrazione totale, ma vale anche per l'integrazione parziale, è quello di accettare di darsi un budget. Perché è un problema? Perché poi da un punto di vista pratico queste situazioni, se non le tocchi con mano, non le capisci. Chi è che dispone di un patrimonio tale per poter vivere di rendita totalmente o parzialmente? Nella maggior parte dei casi sono o persone benestanti, quindi che vengono da famiglie benestanti che a un certo punto ereditano questo patrimonio, o persone che si sono fatte da sole, quindi imprenditori, liberi professionisti, lavoratori high skilled che per tanti anni hanno risparmiato, hanno guadagnato e hanno creato quel patrimonio. O in tanti casi la situazione può essere magari un combinato disposto, cioè c'è un po' di eredità e un po' di soldi che abbiamo messo da parte. In tutti questi casi, te lo assicuro per esperienza, persone che hanno i milioni necessari per poter sostituire o integrare in maniera importante il proprio patrimonio sono persone che hanno anche delle abitudini di spesa, viva Dio, non basilari. Perché ti faccio questo esempio? Perché trovi qualche fuffarolo che ti dice che con 200-300 mila euro puoi vivere di rendita, ma che rendita ti porti a casa col 4% di cui abbiamo visto prima? Ti porti a casa pochi soldi. È chiaro che per chi ha due lire ed è un wannabe ed è qui a guardare i video sugli investimenti sperando di diventare ricco, magari anche 10.000 euro di integrazione sono tanti soldi, ma se sei una delle persone che veramente può vivere di rendita, e quindi io parlo a quelle persone, non a chi vorrebbe, se sei veramente in questa situazione, nella maggior parte dei casi hai delle abitudini di consumo, hai degli standard di vita che richiedono magari abbastanza soldi. Non è detto che con 40.000 euro all'anno che puoi ricavare da 1.000.000 di euro tu possa vivere serenamente. Molte persone vengono con questo desiderio, poi scoprono che più o meno dobbiamo ragionare su questi numeri e dicono: ma io perché devo peggiorare la qualità della mia vita? La risposta è: non devi. Cioè, devi sapere che non devi. Per questo sostituire totalmente il reddito è molto difficile, perché significherebbe dover fare dei sacrifici. Ma dei sacrifici che perché li devi fare se non li hai mai fatti fino a quel momento? Quindi ci può essere questa difficoltà nel darsi un budget. L'altro problema è la difficoltà nel prevedere l'aumento delle spese. Anche qui tu ragioni oggi sulla base dei soldi che spendi, magari lavorando 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Immagina a un certo punto di non dover più lavorare e quindi avere tanto tempo libero da dedicare per le attività che ti piacciono. Ora, qualsiasi attività, ammesso che tu veramente non voglia chiuderti in una stanza e non uscire più, qualsiasi attività ha un costo economico. Metti caso che vuoi viaggiare di più, vuoi dedicarti, non lo so, a degli hobby, delle passioni che nel tempo hai trascurato. Qualsiasi cosa tu voglia fare, ci vogliono i soldi. Immagina, dirà: che bello, posso andarmi a seguire tutta la stagione teatrale perché non ho il problema di dovermi svegliare. Al teatro si entra con i soldi, non è che si entra senza soldi. Al, non lo so, attività in montagna si fa con i soldi, la barca si prende con i soldi. Cioè, tutto quello che tu potresti fare nel tempo libero si fa con i soldi. Quindi in tanti casi è difficile prevedere l'aumento della spesa, perché oggi semplicemente non abbiamo il tempo di fare una serie di attività, ci rendiamo conto,
parlato con persone che se ne sono rese conto che dopo che hanno praticamente smesso di lavorare dicono: cavoli, io spendo più soldi di prima perché non avendo niente da fare faccio anche cose che prima non potevo. Questo è un altro problema che va considerato e quindi va di solito stimato un budget più alto, cioè un fabbisogno più alto rispetto a quello attuale. Ultimo problema che vedo sempre sottovalutare è la gestione emotiva, soprattutto se devi integrare in maniera importante o devi sostituire il tuo patrimonio con la rendita da investimenti, potresti avere dei problemi nel gestire questa situazione. Facciamo l'esempio classico di una persona che per gran parte della sua vita si è basata sullo stipendio, si è basata su quello che portava a casa dalla sua attività, dalla sua libera professione. Se questa persona, come nella maggior parte dei casi, non ha un'esperienza concreta dei mercati finanziari, in tanti casi o deve diventare il gestore patrimoniale di se stesso o deve comunque fidarsi delle persone che l'assistano, siano essi consulenti, siano essi informatori, siano essi chiunque. Non tutte le persone riescono a gestire questo passaggio, perché un conto è contare su delle rendite certe, un conto è contare su rendite incerte che derivano da come va il mercato. L'abbiamo visto con la 4% rule, che praticamente varia molto a seconda di come vanno i primi anni. Nei primi anni ti giochi praticamente tutto. È una cosa che da un punto di vista emotivo per certi individui è difficile da gestire. Uno dovrebbe dire: che faccio, non vivo di rendita perché ho paura di gestire questa cosa? No, devi sapere però che va incontro a questo. È una cosa importante che viene molto spesso sottovalutata e che anche qui, quando poi l'ho vista vissuta sulle persone, mi sono reso conto che era un problema che meritava una menzione in questo video. Ecco, io ho cercato di rispondere in maniera seria a questa domanda. Non lo so se ci sono riuscito in pieno, perché sono consapevole che parlo in un contesto come quello di YouTube dove hanno voce tutti e se ne sentono di ogni. Però da un punto di vista pratico, se vuoi vivere di rendita, queste sono le informazioni che devi sapere, queste sono le domande che un educatore finanziario, una società di consulenza come la nostra, chiunque vuole veramente aiutarti, ti deve fare, ti deve aiutare a fare per pianificare il tuo futuro finanziario. Spero che questo contenuto ti sia stato utile. Fammi sapere nei commenti se ci sono dei temi che vorresti fossero approfonditi o che pensi possono essere meritevoli di futuri contenuti. Io ti saluto, a presto, ciao!